Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Recentemente, ragazzi, è stato annunciato Lycanroc forma crepuscolo, un Pokémon che ha suscitato varie reazioni all'interno della community. C'è chi lo ha apprezzato davvero tanto e chi ne è contento, mentre c'è invece chi ritiene che sia un annuncio troppo magro per quanto riguarda un trailer o comunque un annuncio così incredibilmente annunciato, nonché una copia spudorata del Lycanroc forma mezzogiorno. Ma sicuramente una domanda che accomuna tutti è la seguente: ora che è stato annunciato un Lycanroc forma crepuscolo, ha senso che arrivi anche una forma alba? Voglio dire, ci sarà una quarta evoluzione di Lycanroc? Per la verità questo argomento non è poi così nuovo, già ai tempi degli annunci delle prime due forme di questo Pokémon, alcuni vociferavano di altre possibili forme di questo Pokémon, per l'appunto inerenti al tramonto e all'alba, o comunque alla mattina e al pomeriggio. E difatti in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, almeno per il momento, una di queste è stata rivelata. Nel video di oggi, ragazzi, ho intenzione di andare a vedere alcuni fakemon fatti ancora prima che venisse rivelata questa nuovissima forma, per vedere come la community aveva pensato potessero essere queste due particolari forme. In questo caso ne andremo a vedere tre. Vi invito a passare dai link in descrizione per vedere gli artwork originali, in modo tale comunque da sostenere le persone che creano questi contenuti e che mi permettono comunque di portare questi video curiosità e comunque dare loro il giusto credito. Detto ciò, ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi e di iniziare subito con questo video. La prima forma di Lycanroc che vi voglio proporre è questa forma molto ispirata al Lycanroc mezzanotte. Avevo detto nei video precedenti che se ci fosse stata una forma alba avrebbe sicuramente rispecchiato di più i tratti di un Lycanroc forma mezzanotte piuttosto che di un Lycanroc forma mezzogiorno. In questo caso possiamo tranquillamente vedere ciò compiuto in questo Pokémon. Abbiamo per l'appunto il nostro Lycanroc forma mezzanotte, che però si ritrova su quattro zampe, come del resto il Lycanroc forma mezzogiorno. Abbiamo il bagliore negli occhi, tipico, ragazzi, del Lycanroc forma mezzanotte, che però siamo riusciti a vedere anche in quello crepuscolo, nel momento in cui si evolve, e quindi la cosa non sarebbe totalmente fuori luogo. Il design sicuramente non cambia per nulla rispetto alla versione notturna di Lycanroc, ma ricordiamo ovviamente, ragazzi, che anche per la versione crepuscolo il design cambia poco se non nulla, giusto il colore che diventa di un arancione che ricorda per l'appunto il tramonto. E nulla, questo fakemon mi è piaciuto particolarmente perché comunque è una forma alternativa di Lycanroc e ai tempi avrebbe avuto anche il suo perché, ed è stato in un certo senso quasi anche profetico, perché non ha, diciamo, sconvolto totalmente il Pokémon, ma l'ha reso molto simile cambiando qualche caratteristica e, se così si può dire, cercando di fondere nello stesso Pokémon due versioni differenti di esso. E quindi nulla, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo fakemon, ma direi che possiamo passare al secondo. La seconda versione di Lycanroc che ho deciso di proporvi è questa, che ho trovato particolarmente interessante per il design. Difatti anche in questo caso non c'è un cambiamento così radicale, ma il Pokémon subisce delle modifiche veramente interessanti. Ad esempio, da questo artwork possiamo vedere come il Pokémon sembra aver acquisito dei poteri psichici. Difatti è in grado di sollevare queste rocce da terra, o comunque abbia sicuramente raggiunto una sorta di potenza superiore. E quindi nulla, anche in questo caso abbiamo pochi cambiamenti. Se non sbaglio, le code che si ritrova sulla schiena, o comunque quella peluria, non dovrebbe esserci nel Lycanroc normale di forma mezzogiorno. Ovviamente sì, è più ispirato alla forma mezzogiorno che alla forma mezzanotte, e paradossalmente è molto più simile al Lycanroc forma crepuscolo annunciato che al Lycanroc per l'appunto forma mezzanotte. Anche in questo caso il fakemon non è per nulla male. Come per il Pokémon di prima, non sconvolge il design sostanziale di Lycanroc normale, ma aggiunge quelle piccole cose che avrebbero potuto anche al tempo
contraddistinguere una particolare forma, una sorta di intermezzo tra le due. Quindi ho apprezzato molto anche in questo caso l'idea che l'artista ha voluto portarci in sostanza. Una cosa che vorrei davvero farvi notare sono gli occhi gialli di cui avevo parlato all'interno del video dedicato al suo annuncio, dicendo che forse una forma alba avrebbe potuto portare gli occhi gialli in modo tale da completare il quartetto rosso, verde, blu e giallo per fare un tributo alla prima gen che si sa di questi tempi va molto di moda per quanto riguarda la creazione di Pokémon. Insomma, si parlava sempre, si è sempre parlato tantissimo anche per Sole e Luna di vari riferimenti di questo genere alla prima generazione, e le quattro forme ipotetiche di Nidorino potrebbero sicuramente esserne un esempio più che lampante. Detto ciò ragazzi, anche in questo caso fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Fakemon, e anzi nei commenti ditemi tra i tre che vi presenterò oggi qual è quello che preferite di più e qual è anche quello che magari ritenete potrebbe essere ipoteticamente il più probabile all'interno del gioco, anche se ovviamente non si tratterà proprio di questi Pokémon, perché per l'appunto, come vi ho detto, erano già stati creati prima che si annunciassero le forme, quindi difficilmente potrebbero essere loro. Detto ciò ragazzi, per quanto mi riguarda questo è quello che è più, diciamo, attendibile, ma andiamo a vedere anche l'ultimo, che è diverso sicuramente rispetto a questi due. Il nostro terzo Nidorino, ragazzi, è ispirato anch'esso alla forma mezzanotte come il primo, ma sicuramente acquisisce un tono, potremmo così dire, più incazzoso. Quasi sembrerebbe una mega, perché ragazzi potete vedere che comunque quei ciuffi che si ritrova, comunque la peluria nera si trasforma in spuntoni di roccia, finalmente dando un senso al suo tipo roccia che prima non c'era, perché parliamoci, Nidorino sembra tutto meno che un Pokémon di tipo roccia, soprattutto la forma mezzanotte. Per il resto questo Pokémon qua rimane comunque nel suo design di base originale, ma assume delle caratteristiche più marcate rispetto agli altri due, che lo rendono sicuramente molto più interessante a mio parere rispetto all'altro Nidorino. Come ho già detto, gli spuntoni diventano delle rocce, ma anche gli occhi cambiano leggermente, la postura e sembra quasi anche più grande in realtà vedendolo da questa immagine. Ora non abbiamo un confronto con un altro Nidorino, però obiettivamente mi sembra che abbia guadagnato qualcosa in altezza, e più che in altezza oserei dire in... come si può dire? In imponenza, ecco, insomma, sembra davvero molto più grosso dell'altro Nidorino e anche molto più robusto sotto alcuni punti di vista. Ora, non so se questa è solo una mia sensazione, fatemelo sapere nei commenti. E nulla, questo è molto diverso per l'appunto rispetto agli altri due, perché sicuramente è un Pokémon più cambiato rispetto alle due versioni. È un Pokémon sicuramente più, diciamo, che sembra dare più forza, ripeto, è quasi una mega evoluzione. Però nulla, l'ho preferito inserire all'interno di questo video perché comunque mi sembrava interessante portare anche un Fakemon diverso rispetto agli altri due e un'idea che già c'era prima di una versione, diciamo, di un altro livello. E nulla ragazzi, io mi auguro davvero che questo video vi sia piaciuto. Se è così fatemelo capire con un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, commentate qua sotto con la vostra opinione riguardo a questi Fakemon e premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. Inoltre vi consiglio di passare dai social network che dispongo in descrizione per rimanere sempre aggiornati nel caso ci dovessero essere dei problemi col caricamento dei video. Detto ciò, noi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video. Oh.